Cari amici, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. In primo piano la cronaca, sequestro milionario al clan Santa Paola, operazione antimafia dei ROS e dei carabinieri di Catania. Il provvedimento scaturisce dalle inchieste Iblis e Caronte. Tutti i particolari ce li dice in questo servizio Rosaria Rinaudo. Continua l'aggressione ai patrimoni mafiosi. Beni per 15 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri del ROS su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania ad Alfio Maria Aiello e Pasquale Oliva, due esponenti ritenuti di primissimo piano all'interno della famiglia catanese di Cosa Nostra. Il provvedimento si basa sulle investigazioni sfociate poi nelle operazioni antimafia Iblis e Caronte, con le quali la procura distrettuale antimafia ha di fatto disarticolato importanti cellule di Cosa Nostra che operano a Catania e nell'intera provincia, riconducibili proprio alla famiglia Santa Paola Ercolano. Alfio Aiello è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Catania nell'ambito del processo Iblis a 12 anni e 4 mesi per la sua partecipazione diretta all'associazione mafiosa e per intestazione fittizia di quote societarie di immobili, condanna poi confermata in appello. Recentemente, alla fine del 2014, era stato raggiunto in carcere da un nuovo ordine di arresto nell'ambito dell'operazione Caronte, perché accusato di essersi adoperato assieme al fratello Vincenzo e a Vincenzo Ercolano ad intestare fittiziamente le quote delle società Servizi Autostrade del Mare a soggetti terzi. Sigilli ai beni riconducibili ad Aiello sono stati apposti a tre società agrumicole, quote, terreni ed autoveicoli. Sequestrate anche due società riconducibili a Pasquale Oliva, indagato di spicco dell'inchiesta Iblis su mafia, politiche di imprenditoria, condannato a 18 anni per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aggravata, accusato da più pentiti di mafia, tra cui Santo La Causa, Umberto Di Fazio e fratelli Mirabile. Pasquale Oliva avrebbe curato in particolare gli interessi di Cosa Nostra catanese nell'area di Ramacca. Tre truffatori, due uomini e una donna che si erano finti poliziotti per introdursi in casa di una coppia di anziani che abita in un appartamento di Nesima a Catania, sono stati arrestati dalla polizia. Si tratta di Alberto Gravagna di 31 anni, Boris Sasha Scarlato di 37 e Masha Veronica Gabriella Dautilia di 38, ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di furto in abitazione aggravato dall'aver commesso il fatto simulando la qualifica di pubblico ufficiale. Il gruppo di malviventi che era riuscito a rubare oggetti e soldi in casa della coppia aveva insospettito alcuni abitanti della zona che, avendo annotato la targa dell'auto con cui era arrivato, l'hanno comunicata al 113. La polizia è risalita a chi aveva noleggiato quell'auto e ha fatto scattare le manette ai polsi dei tre. Un quarto complice è ancora ricercato. Torniamo ad occuparci dell'ospedale di Giarre. Ieri nuova udienza davanti alla TAR di Catania sul ricorso riguardante la chiusura del pronto soccorso. Si attende adesso la sentenza. Daniela Cantarella. Comincia a stringersi il cerchio attorno alla spinosa questione del nosocomio giarrese. Si è discusso ieri in pubblica udienza nella quarta sezione del TAR di Catania il merito del ricorso riguardante la chiusura dell'ospedale di Giarre, disposta con la delibera ASP Catania del 20 aprile 2015 nell'ambito del progressivo smantellamento del presidio ospedaliero. I tempi si accorciano, gli estremi per l'emanazione di una sentenza sembrano esserci tutti. L'articolata arringa degli avvocati Angelo Danna e Giovanni Parisi, legali delle associazioni cittadine, è stata attentamente seguita dal collegio interessato ai contenuti del ricorso sottoscritto dalle varie componenti dell'ente comunale giarrese e dalle associazioni. Solo labili contestazioni dalla parte avversa rappresentata dall'ASP 3 Catania, che non ha depositato nessun documento in vista della discussione. Il giudice si è riservato la decisione sul merito della causa. Si rimane adesso in attesa della sentenza, che potrebbe essere definitiva. Non è però da escludere che il collegio decida di rimettere la causa sul ruolo per un'ulteriore istruttoria. C'è stato a quanto pare un particolare interesse da parte dei giudici di ascoltare le esigenze di sanità del nostro territorio, il profondo senso di ingiustizia che la popolazione vive rispetto all'assenza di una struttura ospedaliera di riferimento, soprattutto per l'emergenza urgenza, visti i gravi casi che si sono verificati lo scorso anno, dove sono morte le persone, proprio perché questi casi sono assimilabili proprio a un'assenza del pronto soccorso sul territorio.
Ora quindi si aspetta questa sentenza o questa richiesta di reintegro. Comunque la battaglia da parte dell'area della situazione continua. Il Ministero della Salute dovrà risarcire il danno di 760.000 euro ai familiari di un uomo morto nel dicembre del 2008 in seguito ad una trasfusione di sangue. Lo ha stabilito il TAR di Catania, che ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza di risarcimento entro 60 giorni. La trasfusione, praticata in un ospedale della provincia di Enna nel 1983, avrebbe fatto contrarre all'uomo il virus dell'epatite C, poi evolutosi in cirrosi epatica, e nel 2008 ne aveva poi causato la morte. Torniamo ad occuparci delle vicende di Giarre. Tre giorni fa ricorderete le dimissioni del sindaco Bonaccorsi, l'ex primo cittadino. Oggi vuota il sacco e, citando una nota canzone di Vasco Rossi, dice: c'è chi dice no, e avvia una campagna a fissioni in tutta la città. Sentiamo. Allora, il servizio non è ancora pronto, lo vedremo tra un po'. Intanto parliamo delle ormai imminenti festività pasquali, iniziando con i musei aperti a Catania domenica e lunedì prossimi. C'è un provvedimento dell'amministrazione comunale. Sentiamo. Musei e luoghi di interesse di Catania aperti al pubblico anche a Pasqua e Pasquetta. È la prima volta che accade dopo anni. La modifica al regolamento è giunta, si legge nella nota del Comune, su iniziativa dello stesso sindaco Enzo Bianco, di concerto con l'assessore alla cultura Orazio Licandro. Così, dopo il dietrofronte della Regione, arriva quello di Palazzo degli Elefanti per i siti comunali. Nelle settimane scorse a gettare acqua sul fuoco da Palazzo d'Orlea, venendo incontro alle esigenze di albergatori e operatori turistici, era stato l'assessore Vermiglio, trovando un accordo con la SAS, società che gestisce e custodia il personale per i siti archeologici. Vermiglio aveva pure detto di avere sollevato la vicenda in fase di trattazione il bilancio, mettendo in risalto come le risorse non sarebbero state sufficienti. Chiudere a Pasqua i nostri musei, la conclusione finale dell'assessore, sarebbe stato un fallimento per tutti. A protestare era stato, fra gli altri, anche il presidente dell'ANCI, Leoluca Orlando. Una disposizione che non riguardava i musei di competenza comunale gestiti in autonomia dei sindaci. Così, a due giorni dalle festività pasquali, Catania si cambia rotta. Turisti e cittadini potranno visitare i principali luoghi di interesse anche domenica e lunedì dell'Angelo. In particolare Palazzo della Cultura sarà visitabile domenica e pomeriggio e per l'intera giornata di Pasquetta. Il Castello Ursino resterà accessibile mattina e pomeriggio per l'intero ponte, mentre gli altri, Museo Emilio Greco, il Belliniano e la Chiesa Monumentale San Nicolò Larena, dalle 9:13. E anche ad Acireale si punta all'accoglienza. Vediamo quali sono le attrattive in città nei due giorni di festa. Le festività pasquali rappresentano il primo vero banco di prova per la stagione turistica che verrà. Ad Acireale il sindaco Roberto Barbagallo ha disposto l'apertura del Museo delle Uniformi anche per il lunedì dell'Angelo, giornata come da tradizione riservata alle gite fuori porta. L'esposizione militare ogni anno richiama centinaia di turisti e villeggianti in visita tra i palazzi barocchi della città e le tante chiese aperte anch'esse per l'occasione. Piazza Duomo, come sempre, fa la differenza, suscitando stupore e meraviglia, specie tra coloro che per la prima volta visitano la città dei 100 campanili. Anche il Teatro dell'Opera dei Pupi resterà aperto ai visitatori, che sceglieranno Acireale come meta di vacanze pasquali. Sarà visitabile anche la fortezza del Tocco delle Chiazzette sulla Timpa, affidata ai volontari di Legambiente per 18 mesi, ma si pensa di prolungare l'affidamento. L'obiettivo è quello di promuovere questi luoghi naturali apprezzati da escursionisti e appassionati della natura, in attesa di un percorso ufficiale riservato a quanti, e sono sempre di più, scelgono di immergersi nella rigogliosa vegetazione del costone lavico e tra i bellissimi scorci con vista esclusiva sullo Ionio, larga parte della costa orientale dell'isola e di quella calabra. La città ha enormi potenzialità turistiche mai del tutto sfruttate, che potrebbero risollevare le sorti economiche dell'intero comprensorio, eppure rimangono come congelate tra l'indifferenza generale e i tanti annunci di rilancio che tardano ad arrivare. È normale ed è anche giusto lasciare aperti i due o tre siti importanti che abbiamo nel nostro centro storico, le uniformi, la sala delle uniformi, e più diciamo il teatro dell'opera dei pupi, la mostra appunto che riguarda l'opera dei pupi. E dobbiamo tenerci pronti e preparati, speriamo che ci sia una stagione appunto all'insegna di arrivo appunto dei flussi turistici. Ci sarà la possibilità anche di visitare le chiazzette, c'è Legambiente che con un progetto manderà aperta Fortezza e Tocco per 18 mesi, speriamo poi anche di rinnovare. Insomma, ci stiamo preparando alla stagione e, ripeto, speriamo
speriamo che ci siano tanti turisti e tante persone che vengono, diciamo, nella nostra città. Ci soffermiamo adesso sull'aspetto religioso di questa festa. Oggi venerdì santo, siamo andati a far visita al Calvario di Acireale. Francesco La Rosa. Si rinnova oggi ad Acireale il consueto momento di raccoglimento in occasione della processione del Cristo Morto, organizzata come di consueto dall'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso in San Pietro in collaborazione con la Pia Unione della Guardia d'Onore al Sepolcro. Alle 4 del mattino, come consuetudine, la traslazione del settecentesco simulacro del Cristo Morto dalla Basilica Collegiata dei Santi Apostoli Pietro e Paolo sino alla Chiesa del Santissimo Salvatore, poi il pellegrinaggio dei fedeli per tutta la giornata del Venerdì Santo. In serata invece il percorso inverso dal Calvario sino in Piazza Duomo, dove la processione è conclusa dall'omelia del Vescovo. Noi dal 1911, il giorno del Venerdì Santo, alle 4 di mattina, portiamo il Santissimo dalla chiesa di Basilica di San Pietro e Paolo a San Salvatore. Qui oggi viene esposto per tutto il giorno e venerato da noi soci, confrati, dalle 5 di mattina fino alle 20 di questa sera. Alle 20 ci sarà una processione con la presenza del Vescovo, la porteremo fino in Basilica San Pietro, dove lì ci sarà l'omelia del Vescovo e il Cristo verrà riposto nella Basilica. Domani mattina ci sarà un altro giorno dedicato sempre alla venerazione del Cristo Morto, dalle 8 di mattina fino alle 19, dove poi sarà riposto nella sua cappella che si trova sempre nella Basilica di San Pietro e Paolo. Ogni anno organizziamo questa processione del Venerdì Santo in collaborazione con le guardie d'onore che trasportano il Cristo Morto, e diciamo, per la città credo che sia un qualcosa di molto importante, perché Acireale è stata sempre vicina a queste tradizioni della Settimana Santa. Da quando nel 1666 il reverendo gesuita Lanuzza ha iniziato questi riti della Settimana Santa. Adesso l'ex sindaco di Giarre Bonaccorsi, che tre giorni dopo le dimissioni dice cosa lo ha spinto a lasciare. Le parole sono quelle di Vasco Rossi. C'è chi dice no, dice la canzone. C'è qualcuno che non sa più cos'è un uomo. Un messaggio molto chiaro e senza mezzi termini, quello che ha voluto lanciare ai cittadini l'ex sindaco di Giarre Roberto Bonaccorsi con una campagna d'affissioni in tutta la città. Sono parole che rappresentano perfettamente me e il mio operato in questi anni di mandato, afferma il primo cittadino dimissionario che stamane ha incontrato la stampa nel suo studio per un commento a freddo su quanto accaduto negli ultimi giorni. Un manifesto un po' particolare. Un manifesto che era anche una provocazione. C'è chi dice no, non è semplice dire no, non è semplice, non è usuale che un sindaco si dimetta per rivendicare la propria indipendenza, l'indipendenza delle scelte, l'indipendenza nei ragionamenti, nel modo di comportarsi, nel pensiero. È un messaggio alla città che mi auguro possa poi diventare il tratto distintivo della prossima campagna elettorale. A proposito appunto di campagna elettorale, c'è chi pensa che lei si ripresenti? Io mi trovo in una situazione difficile, ma per il modo con cui mi sono applicato in questi tre anni, scherzando dicevo che sono l'unico esempio di politico che sono dimagrito con la politica, in tutti i sensi, nell'attività professionale, fisicamente. Se dessi ragione al cuore, la spinta emotiva mi porterebbe per la candidatura. Purtroppo la ragione sta avendo il sopravvento. Tre anni fa è stata una scelta istintiva, c'era il sapore della sfida. Il competitor era un competitor importante, quindi aveva un valore diverso. Ero incosciente perché non conoscevo alcune dinamiche e alcuni soggetti. Oggi sarei rigorosissimo nelle liste, sarei rigorosissimo nei comportamenti e non so se questo sia producente per una campagna elettorale.
non lo so, deciderò entro una decina di giorni. Per il momento Bonaccorsi ha bisogno di chiarire la sua posizione con la cittadinanza. È per questo che la prossima settimana annuncerà la data fissata per il suo comizio. Intanto risponde con garbo ai commenti dei vari esponenti politici sulle sue dimissioni. Mi si rimprovera di essere stato autonomo, ma ne vado fiero di quell'accusa. Io sono orgogliosissimo delle parole che ha detto l'onorevole San Martino. Ma qual è stato il commento che le ha dato magari più fastidio? Che avrei dovuto farlo prima, e questo spesso me lo dice chi è stato attaccato alla poltrona per una vita. Torniamo a Catania, Vigili del Fuoco per il Sociale, presentato il progetto Autopompa in Corsia, iniziative benefiche in ospedali e strutture assistenziali della città e della provincia. Interessante progetto proposto dai Vigili del Fuoco di Catania, è denominato un'autopompa in corsia e si propone di svolgere periodiche iniziative benefiche in alcune strutture ospedaliere e assistenziali di Catania e provincia a cura del personale dei Vigili del Fuoco che spontaneamente si dedicherà nel turno libero utilizzando un vero e proprio modello di autopompa dei Vigili del Fuoco in scala ridotta da far circolare per le corsie degli ospedali e da utilizzare come mediatore per donare ai bambini ospiti delle strutture qualche sorriso e momenti di spensieratezza. I Vigili del Fuoco nel nostro paese non si occupa solamente di soccorso, ci occupiamo anche di attività di educazione alla sicurezza, di diffusione della cultura della sicurezza e di attività di solidarietà. Questo progetto che abbiamo chiamato un'autopompa in corsia è un'iniziativa di solidarietà che verrà a cominciare domani svolta in alcune strutture sanitarie e assistenziali dove ci sono bambini e quindi fa parte di quelle attività di prossimità che svolgiamo nei confronti delle persone prima ancora che abbiano bisogno di un soccorso, quindi per far sentire la nostra presenza prima. Abbiamo visto che la nostra divisa era ben vista dai bambini, allora abbiamo pensato perché non portare loro una vera e propria autopompa e farla circolare per le corsie ospedaliere. Speriamo di regalare un sorriso e strappare loro qualche emozione, sia a loro che ai loro familiari. Cerimonia di consegna degli attestati di giornalismo ieri pomeriggio nella sala giunta del comune di Aci Catena ai 30 studenti della scuola media Scandura partecipanti al corso di giornalismo nell'ambito del progetto promosso dall'amministrazione comunale L'informazione a scuola e tenuto dal nostro collega il giornalista Salvo Cuturi. Il sindaco Ascenzio Maesano si è intrattenuto a lungo con i corsisti e i loro familiari. Intervistato dagli studenti giornalisti, il primo cittadino ha promesso più spazi per i giovani e luoghi di aggregazione nelle frazioni di Aci San Filippo e San Nicolò. L'incontro si è concluso con la consegna degli attestati ai corsisti e le immancabili foto di rito. Alla consegna presenti tra gli altri la preside dell'Istituto Comprensivo Sebastiano Scandura, Concetta Sciacca, e la vice Antonella Cavallaro. State vedendo le immagini. Adesso lo sport, il calcio, parliamo del Catania che ieri è tornato a vincere al Massimino, battuto 2-1 il Messina. Le impressioni del tecnico Moriero a fine gara nel servizio di Francesco La Rosa. Il Catania risorge e lo fa in occasione del derby vinto contro il Messina che rilancia le speranze di permanenza in categoria senza passare per i play-out. La formazione di Moriero, sia pur con qualche patema, è riuscita ad avere la meglio sui cugini peloritani, in vantaggio nel primo tempo con Khalil che si è procurato e poi trasformato un calcio di rigore. I rossazzurri sono stati raggiunti nella ripresa dal colpo di testa di Gustavo, libero di colpire in mezzo alle belle statuine della difesa etnea. Ma nel momento di massimo scoramento è stato Russotto, ben lanciato da Musacci, a trovare l'angolo più lontano, regalando alla Catania tre punti esonanti in classifica. Adesso il futuro sembra meno buio, anche se non bisognerà abbassare la guardia nelle restanti sei partite della stagione regolare, acquisendo quei punti necessari per evitare gli spareggi retrocessione. Abbiamo un compito importante che è quello di uscire subito da questa situazione, o con le buone o con le cattive. Oggi ho visto una squadra che ha saputo soffrire, ragazzi che comunque non ce n'avevano più, però volevano rimanere in campo. Ho visto un po' di fantasmi quando loro hanno fatto un cross, hanno fatto gol, noi abbiamo mancato il gol in Castiglia, hanno cominciato a vedere i fantasmi, non è possibile. Loro invece sono stati bravi, abbiamo fatto un gol su ripartenza con Russotto. Devo fare i complimenti soprattutto a quelli che sono entrati nella panchina, sono entrati bene. Calderini che avevo visto negli anni passati, l'ho rivisto,
ho visto gente comunque entrata in campo a soffrire. Questo è il Catania che dobbiamo vedere, ecco. Magari non abbiamo fatto una partita sotto l'aspetto tecnico eccellente rispetto alle tre, dove sicuramente meritavamo di vincerle tutte e tre, però la legge del calcio dice che quando subisci gol e ne subisci uno più degli avversari rischi di perdere e perdi. Oggi è stata una partita voluta, sofferta. Ho gerito come un bambino perché finalmente dopo tre partite avevo perso pure l'abitudine. Mi è piaciuto il fatto che i ragazzi comunque si siano raggruppati a centrocampo e siano stati uniti. Ecco, questo è il Catania che io voglio, anche se questa vittoria sì, ci fa sperare, però non abbiamo fatto nulla. Questo è un punto di partenza, ci saranno partite difficili, ci è mancato il nostro pubblico, perché ci è mancato. Però noi rispettiamo le loro decisioni, noi sappiamo che ce lo dobbiamo conquistare, riconquistare con le prestazioni e sperando anche con i risultati. Nessun aggiornamento, termina qui questa edizione del telegiornale che potrete riseguire su internet, sul nostro sito all'indirizzo che vedete in sovraimpressione, raitv.it, e sulla nostra pagina Facebook. Vi lascio adesso al meteo e poi alla programmazione della rete. Grazie per averci seguito sin qui e a tutti voi buon proseguimento. Con il meteo, le previsioni del tempo del 26 marzo in Sicilia, cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, venti deboli, mari calmi. Le temperature da meno 1 a 17 gradi a Catania e nell'Interland, 7 gradi la minima, 17 la massima.